per quanto riguarda l'autoconsumo e quindi un effettivo risparmio energetico per chi abita nei condomini, negli stabili dell'Aler, siamo a un buon punto rispetto alle installazioni che abbiamo fatto. Parliamo di circa un 38% di risparmio in bolletta, oltre a un 26% di valorizzazione. Per quanto riguarda le comunità energetiche, noi ci stiamo strutturando e stiamo, come tutti quanti, aspettando i regolamenti attuativi dell'ENEA. Strutturando cosa vuol dire? Per fare all'interno di ogni area delle grandi comunità energetiche rinnovabili, ma anche connesse tra di loro. E nella misura in cui anche un'interconnessione con tutti quegli altri assessorati Regione Lombardia che hanno nella patrimonializzazione di stabili edifici su cui si possano installare. È evidente che questo è un qualcosa non solo dell'assessorato che ho l'onore di presiedere, ma soprattutto dell'input che il Presidente Fontana ci ha dato rispetto ai pilastri di piano regionale sostenibile di sviluppo, dove il cittadino è al centro anche di una nuova qualità dell'abitare e del vivere, ma soprattutto anche pensiamo non solo un tema di sostenibilità ambientale ma anche economica in un momento dove la povertà economica legata a migliaia di lombardi che hanno difficoltà a pagare le bollette, cerchiamo in qualche modo per oltre il 60% di prepararci a quello che sarà il futuro. Oltre a ridurre, come ben sappiamo, la produzione di CO2 che ha molte influenze anche sulla qualità del vivere delle persone, in modo molto chiaro e definito, noi oggi incidiamo là dove siamo andati a fare le valorizzazioni per oltre il 60% viene prodotta e questi investimenti che sono finanziamenti completamente pubblici ci permettono di stabilizzare già fin da subito dalla prima valorizzazione, dal primo autoconsumo, un deciso dimezzamento dei costi delle bollette, le quali rimangono nelle tasche dei cittadini per avere altri impegni di necessità come tutti quelli che vivono nelle nostre abitazioni.